Allora, amici, buongiorno. Sono di nuovo ovviamente sulla Maiella, per la precisione nei pressi del rifugio Pomilio, per una 2 giorni autunnale con la neve già caduta sul massiccio. E una giornata magnifica, classica giornata di ottobre con alta pressione. Senza vento, tiepida, meno al sole. E oggi salgo verso, meglio, provo a salire verso il Focalone per fotografare le zone sommitali prima, diciamo, della chiusura invernale. Vediamo com'è la condizione della neve che, diciamo, c'è ed è anche abbastanza compatta. Quindi vediamo un po' i ramponi. E invece domani prevedo di salire ad un affaccio sulla Val Cerviera, quindi il versante est del massiccio, e vediamo un po'. Stasera c'è la possibile sorpresa della luna piena e vedremo se sarà possibile fare una foto anche con la luna piena. E nulla, io adesso salgo e ci risentiamo tra un po'. Ecco il mitico affaccio sul vallone di Selva Romana, il vallone delle Tre Grotte con Cima Murelle, l'Acquaviva e il Focalone innevati e la cresta di Scrima Cavallo che mi appresto a percorrere. Allora, ho diciamo raggiunto le pendici nord-nord-ovest del Blockhaus. La neve adesso è già su questi versanti, è dura, è ancora ghiacciata, per cui adesso valuto un po' se metti i ramponi, probabilmente ancora no perché c'è una buona traccia. Comunque proseguo e che dire, non so dove riuscirò ad arrivare, se riuscirò ad arrivare su, vediamo un po' come sono le condizioni, però comunque è molto bello, si sta benissimo, quindi qualcosa la porterò a casa di sicuro. A dopo. Ecco, sono subito dopo Blockhaus. Sono un po' stretto coi tempi, però vado avanti. Adriatico. Ok, allora sono su Montecavallo, sulla vetta e mi fermo qui perché diciamo è un po' tardi. Calcolato i tempi e ci sto veramente un po' strettino. E devo dire che si fatica, non sono molto in palla, oggi si fatica molto con la neve, ovviamente si fatica di più rispetto a quando non c'è. Mi fermo qui, questo è un punto di vista che mi ero già segnato, ma diciamo dove non avevo ancora mai fotografato. E molto bello, si vede il vallone dell'Orfento e le cime. Quindi adesso faccio qualche foto, un paio di foto e poi inizio a scendere per andare. Cambiato, mi sono fatto un programma mentale aggiornato alla situazione. Vado poi in un altro punto di vista per fare un'altra foto e poi torno alla macchina. Ma dopo. Bene, quindi ho scattato 3 immagini, concentrandomi sia sulle vette innevate, sia sul vallone dell'Orfento con i colori autunnali. E a questo punto direi che qui ho finito e mi sposto sul prossimo viewpoint. Allora, ecco, sono sceso, qui vedete praticamente il Blockhaus proprio lì sopra. Sono sceso sulla cresta di Piana Grande che conduce verso Piana Grande. E mi sono messo in questo bellissimo punto di vista per inquadrare oltre alle cime anche i boschi in veste autunnale. E niente, ho già scattato un paio di foto. E a questo punto diciamo che per oggi la questione giorno è più o meno andata. Vediamo stasera il discorso luna piena e quindi ci risentiamo dopo. Allora, ecco qua,
Il riposo si fa per dire del fotografo, non del guerriero. Dunque, sono a Fonte Tettone, alla sella dove poi dormirò. Già parcheggiato la macchina, diciamo, è abbastanza tutto pronto per la notte. Però, appunto, sto aspettando in qualche modo che sorga la luna. Dovrebbe sorgere intorno alle 18:30, quindi praticamente in corrispondenza del tramonto sorge la luna. E ho già sistemato il banco in modo tale da aver già composto, messo a fuoco quella che potrebbe essere, magari non lo sarà, comunque una foto, un notturno con la luna. E ora, nel frattempo, mentre aspetto, mi godo gli ultimi raggi di sole mentre mi preparo la cena, direi. Allora, amici, buongiorno, eccomi qua. La notte è passata, sono sopravvissuto. Ho decisamente cambiato zona, come vi dicevo, sono sul versante est, sud-est della Maiella. Sto per iniziare il sentiero che mi porterà al Colle Bandiera, affaccio sulla Val Serbiera. Dietro di me c'è il famoso abitato di Fara San Martino e niente, io inizio la salita, ci risentiamo dopo. Ecco, una cosa che mi fa impazzire della Maiella è che praticamente c'è, è pieno di piccoli acquedotti che poi danno, ecco, piccole distribuzioni di acqua e quindi c'è sempre acqua dappertutto. Non male. Sono quasi al Colle Bandiera. Manca poco. Questo è lo sbocco della Val Serviera. Tra poco mi ci affaccerò. Ok, allora anche per oggi più o meno è andata. Il cielo purtroppo si è coperto. Perturbazione arriva da ovest, ma i colori sono comunque bellissimi. Questa è la parte bassa della Val Serviera. Questa è di fronte alla cima della Stretta. E di qua invece si va verso il Monte Forcone, dove sono i pini mughi. Scattato 4 foto. E basta, direi che ci sono. I colori comunque sono molto belli, anche con la luce così diffusa, e quindi sono contento. Quindi, insomma, è andata. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito in questi 2 giorni sulla Maiella. Vi ricordo di seguire il mio progetto Maiella Madre, che si concluderà l'anno prossimo, spero entro l'anno prossimo, con la pubblicazione di un libro sulla falsariga di quello che ho fatto per il Gran Sasso. Ma mi aspettano molti mesi di foto e di escursioni, quindi seguitemi e un caro saluto a tutti. Ciao!